Continuiamo con Alcamo, da oggi è in vigore il cosiddetto regolamento autobotti, novità per gli Alcamesi, in merito abbiamo sentito l'assessore Roberto Russo. Da oggi è in vigore il regolamento per semplificare quanto riguarda il rifornimento delle autobotti, quali le novità per i cittadini? Le novità per i cittadini sono positive e eh, nel momento che vogliono fare un, un buono per un'utenza che non è servita da, eh, dalla rete idrica cittadina, una, um, una richiesta per poter contrattualizzare l'utenza che deve essere servita. È un modulo molto semplice, credo che il dato più complicato da, da trovare è quello catastale, ma basta andare provvisti di un minimo di, di, di documento ed è eh, semplicissimo da compilare. È possibile a scaricarlo da internet, dalle pagine del comune eh, di Alcamo e compilarlo anche a casa e arrivare all'ufficio dell'ex carcere e consegnarlo al funzionario addetto. In soldoni ci sono le novità per quanto riguarda le tasche dei cittadini? Sì, perché da oggi si applica la tariffa, per come è stata approvata dal consiglio comunale, con il, la tariffa più bassa, eh, di 35 centesimi al metro cubo, per cui eh, per un, un camion da 10 metri cubi, eh, nel caso che il eh, Destinato in un'utenza un che non è collegata alla fognatura, il, il costo sarà di 3,80 diciamo 4 euro. Mentre per un'utenza che è dentro città, che è collegata alla fognatura, il costo è di 8,50 euro. Con il meccanismo del, del contratto, di fatto, si potrà tenere nota di tutti i carichi e eh, avere riconosciuto il fatto che sotto i 150 metri cubi, che è la, la quantità che attualmente eh, è agevolata dalla tariffa in vigore continueranno i cittadini a pagare 35 centesimi a metro cubo questo per il costo dell'acqua per il trasporto è un costo a parte? Il costo è sempre eh, a parte è un rapporto tra privati il nuovo regolamento prevede che gli autotrasportatori lo rendano pubblico e rende pubblico quello che è una tariffa che probabilmente sarà un po' elastica nel senso che ci potranno essere le condizioni un po' più particolari in cui il camionista può fare un piccolo sconto come può darsi che per un'esigenza specifica di un'utenza debba applicare un piccolo sovrapprezzo perché magari deve pompare l'acqua a una certa altezza ma l'ordine di misura del il trasporto verrà pubblicizzato dal Comune di Alcamo.